a livello europeo, perché un'autorità emittente attualmente non c'è per degli euro bond, no? E quindi bisognava creare un tesoro europeo, un ministero delle finanze europeo in grado di emettere dei bond europei. Non è che l'Europa si è mossa tardi, l'Europa è stata frenata dalla Germania. La Germania ha un'esposizione di 300 miliardi come sistema bancario nei confronti della Grecia, ha tentato fino all'ultimo di far pagare agli altri il prezzo di una ristrutturazione che impone invece un intervento importante e intacca il business bancario tedesco. Non possiamo dare la colpa a Bruxelles e all'Europa, la colpa è stata dei grandi paesi. Eppure, nonostante le difficoltà dell'Europa, questo non ha impedito il salvataggio delle banche. Le banche europee, ad eccezione, va ricordato, di quelle italiane, hanno ricevuto un rifinanziamento di 3.000 miliardi di euro, elargiti dagli stati a istituti privati e di fatto pagati dai contribuenti. È una cifra enorme se confrontata con i circa 400 miliardi, fonte di tanti mal di pancia europei, dati a Grecia e Portogallo. Il sistema bancario è un po' come le centrali nucleari. Se si rompono, i guai si diffondono in tutto l'ambiente circostante. Non stupisce che in questa crisi i soldi per aiutare le banche si siano trovati. E il ricatto che la stessa Grecia, il ricatto fra virgolette, che la stessa Grecia sta facendo nei confronti del resto d'Europa è corrispondente. Attenzione, se non vi aiutate, falliscono le banche greche e quindi ripartono il contagio alla Lehman Brothers sul resto del sistema bancario europeo. E bisogna far capire alle classi dirigenti tedesche, francesi, italiane che far fallire la Grecia non ci conviene assolutamente. Quando gli stati hanno dovuto iniettare massicce dosi di capitali, centinaia di miliardi di dollari e di euro nelle banche private, si sono dissanguati. Hanno salvato le banche, che ora stanno meglio a livello di capitale, ma si sono indebitati. Un fatto ancora più paradossale se si nota che il processo di creazione di nuovi prodotti finanziari e lo sviluppo enorme dei derivati alla base della crisi è in gran parte addebitabile al sistema bancario. Cosa servirebbe a questo punto? Bisogna sapere che un intermediario non produce ciò che intermedia. Così come un mediatore di vacche non produce vacche, ma consente a un venditore di vacche di incontrare un compratore di vacche, così un intermediario finanziario deve essere qualcuno che realmente mette in contatto, ma in maniera stabile, dei risparmiatori con degli investitori. È questa la banca. Questa sofferenza è momentanea. Lei dà un gioiellino. Vendi una parte delle tue quote. Ma io non voglio vendere. Allora non venda. Così ci trascinerà a fondo. Consiglio, il modo di salire lo trova sempre. Allora, com'è andata? I soldi non ci sono, Ernestino. Non ci sono più. Allora dove li troviamo? Li rubiamo, facciamo una rapina. Inventiamoceli. Ricordo che ci sono 600.000 miliardi di dollari di prodotti derivati, montagne di carta straccia basate sul nulla a fronte del PIL, il prodotto interno lordo che misura la fatica degli uomini, che è pari a 55.000 miliardi di dollari. Questo sistema non può reggere. Questo è stato il succo della politica finanziaria americana dal 1987, quantomeno, da quando c'è Greenspan, ai giorni nostri. Inondare i mercati di liquidità, intesa come moneta liquida, come moneta pronta, contante, in modo tale che qualunque titolo avesse garantita la propria vendibilità. Titoli ceduti, potremmo dire letteralmente venduti, come nel caso dei derivati. Salta il meccanismo della responsabilità e si alimenta una finanza di carta che non ha più rapporto con l'economia reale. E non c'è bisogno da questo punto di vista di arrivare ai prodotti derivati, che sono, diciamo così, una conseguenza naturale della configurazione dei mercati finanziari, ma già il fatto che io possa farle credito, un credito a 10 anni e liberarmi dal rischio di credito vendendo il mio titolo di credito un secondo dopo che abbiamo contratto il nostro rapporto, questo significa che io non sono più legato alla sua solvibilità, che la solvibilità del mio debitore non mi interessa più. Questo è quello che è accaduto sostanzialmente fino al 2007 ed è questo anche che spiega, dal mio punto di vista, l'accumulo dei debiti di cui adesso tutti ci spaventiamo. Quanto costerà uscire dalla palude di questa crisi è ancora difficile da calcolare. Lo decideranno anche le agenzie di rating. Se sbaglieranno per eccesso di zelo, nessun problema per loro. Tanto alla fine il prezzo lo pagheremo tutti noi.